Per l'intervista del Prode Fernando questa sera abbiamo qui un giovane cantautore. Allora, Giuseppe Consoli. Giuseppe Consel Consoli. Consel, perché Consol? Allora, diciamo che di Consoli esiste già Carmen Consoli, quindi ho voluto darmi uno pseudonimo. Ho pensato ad un ex giocatore della Roma austriaco, Michael Consel. Ho pensato che il cognome fosse molto musicale e quindi Giuseppe Consel Consoli, unendo pseudonimo e nome vero. Ok. Allora, io da un po' di tempo a questa parte sto intervistando parecchi cantanti, parecchi musicisti degli anni migliori, diciamo, secondo me, della musica leggera italiana, gli anni 60, 70, 80 e anche 90. Anche 2000. Anche 2000, ammettiamo anche 2000. E quindi volevo fare, diciamo, un po' di distinzione tra i cantautori dell'epoca e un giovane cantautore di questa epoca, cioè tu. Grazie. Allora, prima di tutto, chi sono i cantautori oppure le persone, diciamo, musicisti che ti hanno ispirato un pochino nella tua, diciamo, carriera? Allora, diciamo che di artisti preferiti ne ho, però non ho ispirazioni precise per quanto riguarda il mio percorso musicale, perché sinceramente più che ispirarmi ad artisti nel mio stile, mi ispiro al genere in base ad ogni canzone che compongo, nel senso che ogni canzone che compongo mi viene di getto prima il testo, poi ci arrangio un giro d'accordi e da lì penso al tono che può avere, perché a me come genere mi piace spaziare, mi piace passare dal rock di alcuni pezzi piuttosto che al pop di altri brani più radiofonici, come per esempio Oggetto del mio desiderio, o per arrivare poi a brani di stampo maggiormente blues, come un brano presente nel mio ultimo album Maschere, Bambini adulti, che ha proprio l'effetto di una vecchia cantina blues e delle sonorità volutamente retro. Per scusa se ti interrompo, a proposito proprio di questa ultima tua lavorazione, da poco tempo hai messo su un altro disco, diciamo. Sì, il mio secondo album ufficiale, dopo il mio primo EP finalmente compatibili con la terra. Questo secondo disco si chiama Maschere, pubblicato sui miei canali YouTube e SoundCloud il 26 ottobre 2018 e a breve sarà anche su altre piattaforme come Spotify. E si tratta in realtà di un concept album, un disco il quale nasconde dietro di sé una storia. Ogni traccia nasconde dietro di sé un filo che la lega, ovvero la storia di un personaggio immaginario con i sentimenti che prova in ogni momento della sua vita, che possono essere la rabbia, la ribellione, l'amore, la tristezza, la felicità, sentimenti di ogni tipo. E tra le varie tracce c'è anche una traccia parlata intitolata L'Eterno Viaggio, che anticipa il brano con cui ho partecipato al Festival dei Castelli Romani del 2017, scritto a quattro mani insieme a Gianni Molisina, Felice tu sarai. Ok. Allora, oltre, diciamo, al discorso musicale, tu ti interessi prettamente di musica, ma anche di altre cose, e sei anche, fai parte di una radio locale qui, la radio... Sì, Radio Mania 88.2. Sì, dove hai, diciamo, degli spazi tuoi, diciamo, di recente stai preparando un'altra trasmissione. Storie di ragazzi e ragazze, della quale è stata oggi registrata la prima puntata, che andrà in onda il 15 novembre alle ore 15 con ospiti dei ragazzi, quali fanno parte dei ragazzi emergenti molto molto talentuosi, gli Smania, che io colgo l'occasione per salutare. E durante questa trasmissione ci saranno due fasi. Nella prima parte si parlerà del tema sociale scottante a cui la puntata sarà dedicata. La prima sarà dedicata al bullismo, poi verranno trattati altri temi, tra cui anche la dipendenza da social, la dipendenza da videogiochi, il razzismo ed altri temi molto molto scottanti che toccano non solo i giovani ma anche gli adulti, anche se si tratta di un programma fatto per i giovani. E nella seconda parte sarà la fase Crediamo nel talento, nella quale verranno intervistati talenti locali di ogni tipo, di ogni campo, dalla musica al cinema, passando per lo sport, alla comunicazione via YouTube. E nel corso di questa prima stagione ci saranno anche dei co-conduttori che condurranno insieme a me le puntate. E volevo chiederti anche un'altra cosa. Allora, la prima parte che ha avuto molto successo quest'anno è stata quella, diciamo, sempre su Radio Mania, Operazione Nostalgia Musicale.
dove hai intervistato anche me. Esattamente, e io mi ricordo anche il giorno, il 3 maggio 2018. Ti è rimasto impresso. Sì, no, perché io me le ricordo le date delle varie interviste, anche perché ho caricato le puntate su Vimeo, che ogni tanto mi riascolto per vedere dove sbaglio e dove no nella conduzione, nelle interviste, per cercare comunque di migliorare sempre il prodotto. Comunque è andata molto bene quella trasmissione, sì. Ha avuto molti... molti ascolti, diciamo. Sì, sì, è andata molto bene. Ho avuto anche degli ospiti di fama nazionale come Bobby Solo, Omar Pedrini, Alessio Ventura, ex cantante di Dam, Davide De Marinis lo scorso anno, Daniele Grof, Pago, ma anche alcuni artisti emergenti come Ima Rasma, per fare un esempio, Mario Cucchiarelli in arte MMC, oppure diciamo tra anche ospiti esterni al mondo della musica, come per fare un esempio, oltre a te anche Cristian Marazziti, regista di Sconnessi. Marazziti l'ho intervistato subito dopo che è uscito il film Sconnessi. Esatto. Che ha avuto molto successo. Ho visto quell'intervista. E sta andando molto bene anche a livello europeo. Va bene, allora per chiudere questa intervista, tu hai scelto, diciamo, questa location, perché in questa location tu hai avuto diciamo un po' di... Mi evoca tanti bei ricordi perché ho suonato come ospite a due edizioni di Miss Radiomania, presentando due miei successi nel 2016, La Sera, Un Nuovo Inizio, che non è abbiamo il mio detto video. Dove ci troviamo adesso, poi lo vedrete, però è notte, quindi non è che potrete vedere al Pala Bandinelli di Velletri. Pala Bandinelli di Velletri, che è un impianto sportivo, diciamo. Sì, e nel 2017 ho presentato invece Allo Sfascio, che è il primo singolo estratto dal mio secondo disco. Inoltre ho partecipato anche a diverse serate di beneficenza nel corso della Festa della Birra, ho partecipato anche al Festival dei Castelli Romani nell'edizione... Festival della Birra facevano qui, come facevano anche il Festival dei Castelli Romani, Romani, e chissà che non possa andare anche al Primo Maggio dei Castelli. Ah, ecco qui. Allora, in bocca al lupo a Giuseppe Consol. Giuseppe Consel Consoli. Consel Consoli. Crepi. E speriamo che tu abbia una lunga e bellissima carriera. E posso dire un'ultima cosa? Il 15 febbraio, per conto di Operazione Nostalgia Musicale, terrò un corso in uno dei migliori licei classici di Firenze, il Michelangelo, e accorrete numerosi, amici di Firenze. Allora, tutti a Firenze a sentire... Non, Giuseppe. Io non suono, però, diciamo, parlo solo di musica e faccio cantare i vari classici della musica italiana ed internazionale. Ok, grazie Giuseppe, un saluto a tutti dal Prato Fernando e Giuseppe Consoli, anzi Giuseppe Consel Consoli. Ciao a tutti, ciao ragazzi, a tutti.